Covid e mascherine. Intanto è cominciata la campagna di vaccinazione dal 1° ottobre. Parlo della vaccinazione per i bambini e la vaccinazione antinfluenzale. Io faccio appello alle mamme, soprattutto perché siano vaccinati i bambini piccoli. Voglio ricordarvi che a New York, quindi non in una realtà dell'Africa o dell'Asia, a New York hanno dichiarato lo stato di emergenza per il riemergere della poliomielite a New York, quindi non si scherza più, bisogna stare attenti. Poi, ovviamente, per quanto riguarda l'uso delle mascherine, la Regione Campania aveva già deciso di renderla obbligatoria nelle strutture sanitarie e nelle residenze sanitarie assistite. Mentre stiamo parlando, sono state dichiarate zone a rischio, regioni a rischio, 5 regioni d'Italia, fra cui grandi regioni come il Piemonte, la Puglia. Ci auguriamo ovviamente che non sia l'inizio di una ripresa di contagio, ma questo vuol dire che dobbiamo stare attenti. Dalla prossima settimana dobbiamo cominciare anche la campagna di vaccinazione per la quarta dose per persone fragili e per residenze sanitarie assistite. Perché in attesa di questi famosi nuovi vaccini resistenti alle varianti, noi rischiamo di avere milioni di persone, soprattutto anziane, completamente scoperte rispetto al contagio Covid. Quindi abbiamo davanti una situazione delicata che va governata, almeno per quanto riguarda la Campania, con grande fermezza e anticipando sempre, come abbiamo sempre fatto, le misure che poi il governo prende sempre con mezzo mese di ritardo.